Ormai l'ho detto a tutti, sono pazzo di te. Cosa ne pensi dei lavori che hanno fatto in Piazza Giordano? Ma per quanto riguarda i lavori dipende da che cosa vogliono fare. Comunque per il fatto degli alberi che hanno abbattuto sono un po' contraria, perché comunque un po' di verde in questa città, diciamo, fa bene, non dispiace. Ed era bello anche il fatto che c'era, questo spazio verde proprio in centro, che comunque a me piaceva molto, penso anche a chi ci passava più tempo di me, penso. E quindi no, non mi piace. Come credi che sarà? Ma non lo so, sinceramente non so cosa abbiano in mente di fare. Questo è, ma... Ah, proprio... un po' più di cemento in città. Per me è come se togliessero una parte dei ricordi di Foggia, però alla fine è anche una mentalità che rinnova la mentalità foggiana, quella della ricostruzione di Piazza Umberto Giordano. Quindi io per l'abbattimento degli alberi? No, sono contraria, perché alla fine raccontano una storia, potevano anche evitare di togliere quegli alberi, anche perché contro natura proprio sradicare degli alberi e... Cioè, quindi sono a favore del fatto che stanno ricostruendo le pavimentazioni, che cambiano anche la disposizione delle statue, ho capito, più o meno no. Comunque, cambiano comunque la struttura. Cioè, sì, per il rinnovamento va bene, però per la distruzione degli alberi un po' meno. Non ne sono preparato, quindi non ti saprei. Hai notato la differenza rispetto a qualche mese fa? Sì, è sparito il verde, perfetto, in piena città. Quindi negativa come cosa? Ma probabilmente sì, considerando quel poco che ce n'era. Sì. Credo che siano lavori necessari, perché in effetti la piazza era un po' decadente. Ora, cosa realizzeranno non lo sappiamo, perché il progetto non è alla portata di tutti alla visione. Quel disegnino che è steso, che è attaccato fuori, non è chiaro, non è molto 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 indicativo, non si capisce. Spero che venga meglio di quello che era. Ma sa che comunque c'è una mobilitazione, sì. Da parte di soprattutto degli artisti foggiani, che infatti anche questa domenica si riuniranno in Piazza Giordano per protestare contro i lavori che sono stati fatti e che stanno ancora continuando. Sì, sì, di questo so che c'è questa mobilitazione, ripeto, io non conosco l'entità del progetto, per cui non so cosa loro hanno in grado di realizzare. Ora, gli artisti probabilmente avranno la loro buona ragione per movimentarsi in questo senso. Si vede che là giravano più soldini, c'era qualche introito di più. Non vedo altro motivo. La piazza non era così malmessa da dover essere rifatta. Le motivazioni mi sfuggono completamente. Se il signor Assessore si vuole delucidare qualcosina, saremmo felicissimi di saperlo. Che cosa intendeva farci o cosa intende fare. Io quando vedo tagliato un albero credo che sia proprio una strage degli innocenti. Un albero che ha messo 40, 50 anni, 100 anni per crescere lo taglia. Qualcuno che magari in condizione precaria, sì, ma gli altri? Ma io non ho visto ancora niente. Mi dispiace solo una cosa, che hanno tolto di mezzo un bel po' di alberi che avevano un bel po' di anni, quindi probabilmente questa è l'unica cosa. Poi il risultato si vedrà a opera compiuta. Penso comunque la manutenzione e il rinnovamento delle strade, delle piazze a Foggia ci deve essere continuamente, quindi staremo a vedere. Secondo me sono motivi comunque di interesse politico, interesse di altre cose con qualche costruttore e via dicendo, secondo me. Quindi. Hanno lasciato tre palme praticamente vecchissime, che a momenti crollano. Non lo so, ormai i lavori li hanno fatti, quindi... Hanno dissestato tutto, non è che c'è più ancora molto da... Dovevano magari pensarci prima, non so, dovevano... Ormai a conti fatti, magari per un... speriamo di evitare, insomma, un prossimo caso del genere, un caso simile. E che dobbiamo fare? Speriamo però che almeno delle siepi basse che riempiono un po' di verde per respirare almeno qui in città l'aria della campagna, giusto così. Grazie. Bene, prego, prego, si figura.